Parte il campionato di Serie C che il Pescara torna a frequentare, si spera solo momentaneamente, dopo 11 anni inutile rimuginare su quello che avrebbe potuto essere e non è stato, soprattutto su quello che si sarebbe dovuto fare negli ultimi due anni e non è stato fatto. C'è un tempo per ogni cosa, questo è il momento di aspettare e capire prima di esprimere giudizi più o meno definitivi. Come sempre, insomma, il campo dirà. Così, alla vigilia del debutto con l'Ancona Matelica, il tecnico biancazzurro Gaetano Autore. Stabilire percentuali non è semplice, ma stiamo bene, che è un concetto molto ampio, e stiamo ancora meglio rispetto alla gara con l'Olbia, che è stata la prima di Coppa Italia. Sono contento di come abbiamo lavorato, siamo pronti. La forza di una squadra si manifesta in campo e non attraverso le teorie oppure quello che magari gli addetti ai lavori dicono. Si manifesta in campo, per quello che mi riguarda si accetta il confronto con le altre e dobbiamo far rinnamorare i nostri tifosi, che sono sicuro quelli veri, passionali, non vedono l'ora. Noi abbiamo questo dovere. Se noi riusciamo a fare questo, guardate che di conseguenza faremo tutto il resto, vinceremo le partite e faremo anche un buon calcio. Il Pescara in C, noi abbiamo il dovere di riportarlo nelle categorie che più gli appartengono. Per il tecnico siciliano l'imbarazzo della scelta. Diambo recuperato, tutti a disposizione. Il baby Veroli dirottato in primavera per l'indisponibilità a causa squalifica di Longobardi. 3-4-3 il probabile 11 di Gennaro Trepali. Cancellotti, Drudi e Frascatore, trio di centrali di difesa. Zappella in zitta sulle fasce, Pompetti, Memuscei nel cuore del reparto nevralgico. Davanti Galano e Dursi a supporto di De Marchi. Ma attenzione alla possibile sorpresa, il 2002 Chiarella, su cui Autori punta tantissimo. Per contro il Matelica, diventato lo scorso luglio Ancona Matelica. Vera e propria rivelazione nell'ultimo torneo di C, ottavo posto, playoff, nei quali ha eliminato San Benedettese Cesena, prima di arrendersi al Renate, ma senza perdere. Decisiva, infatti, la classifica ottenuta al termine della stagione regolare. Rosa di fatto totalmente rinnovata, appena 4-5 conferme. Terza stagione per il tecnico Gianluca Colavito, 50 anni proprio domani. Il probabile 11, 4-3-3, assente Farabegoli, Avella Trepali, in difesa Tofanari, Masetti, Iotti, il pescarese, ex giovanili Delfino e Francavilla Alessandro Di Renzo, Papa in cabina di regia, l'ex avezzano Deramo e Del Carro Mezzali, davanti l'attesissimo ex Del Sole con Rolfini e Sereni a completare il tridente. Non al meglio il teramano Moretti, ex San Nicolò, potrebbe partire dalla panchina, il tecnico Gianluca Colavito. Il Pescara è una squadra di qualità, una squadra di qualità tecnica, fisico-atletica, allenata da un allenatore navigato che comunque ha vinto i campionati di Serie C, la Serie C di una volta, quindi è una squadra importante. Noi l'abbiamo studiata e vedremo domani come i ragazzi affronteranno questa partita e come si scenderà in campo. In casa Pescara ha sconfitto 3 volte nelle ultime 4 sfide, confronto che torna dopo 14 anni nelle immagini, 1-3 settembre 2007, campionato di Serie C. L'ultimo successo del Delfino in rimonta, e che rimonta, il 4 gennaio 1998, Serie B, allenatore Maurizio Viscidi, tecnico dei dorici Francesco Giorgini. Il croato Erceg salta tutti come birilli e sblocca il punteggio, 2-0 di Petrachi su calcio piazzato. I biancazzurri reagiscono a ruta, combina con Camarata e accorcia le distanze, quindi doppietta di Giovanni Pisano, la prima in maglia biancazzurra. Infine il mercato. La novità è rappresentata dal concreto interesse per Eric Lanini. In realtà idea di inizio mercato. Classe 94, scuola Juve, ex Lanciano, bene in C, soprattutto nell'Imolese come prima punta, 14 gol con De Marchi a supporto nel 4-3-1-2 di Dionisi, stagione 2018-2019. Altresì bene in C, lo scorso anno a Novara, 9 centri. Parti al lavoro, la trattativa col Parma, proprietaria del cartellino, è in stato avanzato, ma c'è da battere una nutrita e forte concorrenza. Intanto si è sbloccato Rizzo, il classe 91, torna in biancazzurro a distanza di 7 anni, firmerà un biennale. Di Grazia invece approderà in prestito al Foggia.